bentrovati a Vida Italy, la cultura a 360 gradi. E da oggi iniziamo insieme a voi un nuovo viaggio nella nostra storia, un viaggio che percorrerà la nostra storia e quindi la nostra cultura. E ad accompagnarci nel nostro viaggio sarà la madrina del nostro programma, una grande donna perché è una bellissima ragazza, una grande donna perché è una bravissima ragazza e una grande donna perché è stata Miss Mondo Piemonte 2015, Miss Italia Piemonte 2015, una ragazza per il cinema 2013, attrice e modella e da poco anche presentatrice di Miss Blu Mare 2016. Nel nostro viaggio ci accompagnerà Elisa Muriale. Eccoci amici di Vida Italy, ciao a tutti, bentrovati! Sarò molto felice di accompagnarvi in questo viaggio perché scopriremo insieme le bellezze del nostro territorio e i musei che racchiudono anche un po' la storia del Piemonte e tanto altro ancora. Esatto, perché durante le puntate visiteremo i maggiori e più importanti musei di Torino, della zona torinese, della provincia e di tutto il Piemonte. Ed inoltre, oltre alla parte storica del museo, infatti ci saranno dei frammenti di attualità, curiosità, interviste che però solo seguendoci in tutte le puntate potrete scoprire. Sì, esatto, infatti la cultura associata all'attualità, interviste a personaggi di rilievo del mondo appunto non solo dei musei ma anche magari del teatro. Esatto, sì. E quindi personaggi conosciuti in cui insomma del Piemonte. Esatto, infatti a proposito di personaggi di spicco, durante le varie puntate avremo anche modo di conoscere insieme ancora meglio la nostra madrina Elisa, che ringraziamo di essere qui con noi. Ma grazie a te Ivan Quattrocchio, presentatore di Vida Italy, e ringraziamo anche, salutiamo il nostro cameraman Lorenzo dietro. Montezzino e tutti i collaboratori ovviamente di Vida Italy. Inoltre una piccola curiosità, durante le varie puntate potrete chattare in diretta con noi attraverso i vari social network che sono di Vida Italy, che Elisa ci dice quali sono. Ci potete contattare direttamente sulla nostra email vida.history.network@gmail.com oppure mandandoci direttamente dei messaggi sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram. Inoltre potete anche mandarci dei messaggi sul numero WhatsApp 345 614 7782. Quindi per oggi è tutto. Esatto, e quindi buona visione. Bentrovati a questa nuova puntata, oggi siamo a Torino, siamo all'interno del cortile di Palazzo Carignano, dove è anche allestito il Museo Nazionale del Risorgimento. Siamo insieme a Daniela Orta, responsabile delle ricerche di questo palazzo e quindi del Museo Nazionale del Risorgimento. A Daniela chiediamo subito come prima domanda questo palazzo da chi è stato voluto, anche se il nome Palazzo Carignano lo fa pensare, comunque in particolare quando è stato costruito? Sì, Palazzo Carignano è, come tutti sapranno, probabilmente uno dei palazzi storici più belli di Torino e nasce, diciamo, viene progettato da Guarino Guarini tra il 1679 e il 1683. Palazzo Carignano nasce, come dice il nome stesso, anche come residenza del ramo cadetto dei Savoia, quindi dei Savoia Carignano. Ed è proprio a Palazzo Carignano che nacquero sia Carlo Alberto sia Vittorio Emanuele II. Questo palazzo è stato usato prima che diventasse Museo Nazionale del Risorgimento, qual era il suo scopo? È rimasto sempre dei Savoia quindi? Dunque, ha avuto una storia molto complessa anche perché il palazzo nasce originariamente, come abbiamo detto, alla fine del Seicento. Fu residenza dei Savoia Carignano, ma poi vi fu appunto un ampliamento anche, un ampliamento con la costruzione dell'ala ottocentesca del palazzo, quella che dà attualmente ancora su Piazza Carlo Alberto, e attualmente è andata quindi a chiudere la parte seicentesca formando il cortile interno in cui ci troviamo. Il Museo Nazionale del Risorgimento è ospitato proprio all'interno di Palazzo Carignano, lungo il percorso si svolge al piano nobile del palazzo. Ecco, parlando del Museo Nazionale del Risorgimento, quanto è stato allestito e è stato cambiato, riallestito durante gli anni oppure è rimasto sempre lo stesso? No, ha avuto anche il museo moltissimi cambiamenti, diciamo che il primo allestimento stabile fu addirittura inaugurato nel 1908 alla Mole Antonelliana, quindi la prima sede storica diciamo fu la Mole Antonelliana. Venne ospitato qui e giunse qui a Palazzo Carignano nel 1938 con, possiamo dire, il secondo grande riallestimento dopo quello del 1908. Ci fu un ulteriore riallestimento
allestimento per i 100 anni dell'unità nel 1961 e infine l'ultimo e più recente che abbiamo vissuto in prima persona, quello del 2011 per i 150 anni dell'unità. Allora ringraziamo Daniela Orta per questa spiegazione e adesso, accompagnati sempre da lei, andiamo a visitare il Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo Carignano di Torino. Buona visita! Abbiamo salito lo scalone monumentale del museo, ci troviamo nella parte ottocentesca, costruita tra il 1861 e gli anni 70 dell'Ottocento, e vediamo dal soffitto pendere questi stendardi che rappresentano un allestimento del Museo del Risorgimento nel 1961 per il centenario dell'Unità d'Italia, che andavano a sottolineare il contributo di tutte le città italiane al Risorgimento. Lo scalone che abbiamo appena salito era proprio quello progettato per condurre i deputati a una nuova Camera del Parlamento italiano che era appunto in costruzione nel progetto di questa nuova ala ottocentesca del palazzo. Il percorso del museo inizia qui da questa teca che contiene i cimeli di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Si tratta infatti del nucleo originario del museo perché quando Vittorio Emanuele II morì nel 1878 era tradizione che i corpi, le salme dei sovrani di Casa Savoia venissero seppellite nella Basilica di Superga, ma Vittorio Emanuele II non era soltanto un re di Casa Savoia, era il primo re d'Italia. Dunque si aprì una disputa tra le città di Torino e di Roma che ne rivendicavano la salma e infine Vittorio Emanuele fu seppellito al Pantheon a Roma, ma suo figlio Umberto I donò questi cimeli del padre alla città di Torino e dunque fu proprio da questo dono nel 1878 che nacque l'idea di costituire un museo delle glorie nazionali. Il Museo del Risorgimento giunge a Palazzo Carignano nel 1938, che è il secondo grande riallestimento dopo il primo allestimento e l'inaugurazione nella Mole Antonelliana nel 1908. Questa, la Sala 3, fa parte delle prime tre sale dedicate a una serie di riallestimenti di come il Risorgimento fu visto e interpretato nel passato. Questa sala è proprio la ricostruzione di una delle sale del museo così come era nel 1938. Nel 1938 siamo in piena epoca fascista, quindi l'interpretazione in quegli anni del Risorgimento era un'interpretazione legata ai Savoia, tanto che il Risorgimento viene fatto iniziare nel 1706 con la battaglia di Torino, con l'assedio di Torino, raffigurato in questa grande tela.
Dopo le prime tre sale del museo dedicate al museo nel museo e agli allestimenti del risorgimento nel passato, si inizia da qui, dalla sala 4, il nuovo percorso museale del riallestimento del 2011. In questa sala, che è la prima delle sale del nuovo riallestimento con i colori che richiamano il tema della sala, questa sala è dedicata alle grandi rivoluzioni del Settecento, nelle quali storiograficamente ormai è condiviso il risorgimento affonda le proprie radici e quindi la rivoluzione americana, la rivoluzione industriale inglese e la rivoluzione francese. Gli ideali della rivoluzione francese giungono anche nella penisola, le città, molte città insorgono e si proclamano repubbliche, la Repubblica Romana, la Repubblica di Genova, la Repubblica di Napoli. Un oggetto curioso che possiamo vedere in questa sala, che ne è il simbolo di sala, quindi un oggetto che richiama in particolar modo l'attenzione su quello che è il tema della sala, è il berretto frigio. L'abbiamo visto anche in punta all'Albero della Libertà nella sala precedente. Qui vediamo il berretto frigio che era sull'Albero della Libertà di Carmagnola. Si tratta di un simbolo di libertà utilizzato dai fanculotti francesi durante la rivoluzione e ripreso anche nella penisola. In verità il suo significato è ancora più antico, perché nell'antica Roma gli schiavi che venivano affrancati utilizzavano un copricapo del genere. Di fianco al berretto frigio invece si vede un piccolo busto in ceramica di un giovane generale Bonaparte. In questa sala entriamo nella parte seicentesca del palazzo e infatti questo si può notare anche dai preziosi soffitti che d'ora in poi saranno affrescati, molti dei quali dal celebre Legnanino. Questa sala, colore giallo oro, richiama proprio la gloria e l'impero di Napoleone. Sul pavimento infatti è raffigurata l'Europa nel 1812, l'anno di massima espansione dell'impero francese. In tutta la sala viene raccontata la parabola napoleonica, da Napoleone primo console, le sue battaglie, le sconfitte, i nemici di Napoleone, la sconfitta a Waterloo, l'esilio a Sant'Elena, fino alla morte, e si conclude con la sua maschera mortuaria. La sala 8 è dedicata alla restaurazione. Una volta sconfitto Napoleone, sui troni d'Europa ritornano i sovrani. Nel 1814-15 abbiamo il congresso di Vienna, mentre su questa parete si può vedere questo bassorilievo in marmo scolpito da Giacomo Spalla, che raffigura Vittorio Emanuele I, seguito dalla propria corte, che ritorna il 20 maggio 1814 a Torino e riprende il proprio trono. Il ritorno dei sovrani sui propri troni non impedisce però che gli ideali rivoluzionari, che in ogni caso la rivoluzione e anche la dominazione francese avevano seminato sulla penisola, tacciano. E infatti prosegue il fermento rivoluzionario anche clandestinamente attraverso le società segrete, la massoneria e la carboneria. Abbiamo anche qui infatti il torchio
che venne usato proprio per scrivere l'inno per stampare l'inno dei federati durante i moti del 1820-21 in Piemonte. Illustra la repressione del dissenso politico nell'età della Restaurazione, con la ricostruzione della cella nella fortezza austriaca dello Spielberg in Moravia, in cui fu prigioniero Silvio Pellico tra il 1822 e il 1830. Intorno all'affaccio sulla sala vediamo testimonianze delle figure di altri carbonari del Lombardo-Veneto arrestati nell'ottobre 1820 e della straordinaria popolarità delle mie prigioni. Questa sala è dedicata alle rivoluzioni del 1830, ai ferventi di nazionalità e al movimento democratico in Italia. Si sviluppa quindi intorno a due poli intersecati, quello europeo, illustrato dai filmati che raccontano le radici culturali e le lotte politiche di nazionalità nei vari paesi fino alle rivoluzioni del 1830, che aprirono una fase nuova con la fine della dinastia borbonica in Francia, l'avvicinamento tra l'Inghilterra e il nuovo regime di Luigi Filippo e l'indipendenza del Belgio. E il polo italiano, dedicato al movimento democratico, che al suo interno ebbe diverse prospettive politiche, ma di cui vediamo al centro in questa sala Giuseppe Mazzini, contornato dalle vetrine che raccontano la sua vita e la vita della giovine Italia. Questa sala, italiana e piemontese in particolare, illustra l'alternativa moderata riformatrice all'azione mazziniana. È dedicata alla crescita del movimento liberale moderato e alla richiesta di riforme e costituzioni, soprattutto nel periodo tra il 1846 e il 1848. La collezione di bandiere e fazzoletti celebrativi esibiti durante le prime manifestazioni di piazza evidenzia la ricerca dell'accordo con i vari sovrani italiani. L'azzurro delle pareti della sala poi evoca il colore dominante nei simboli moderati piemontesi dell'epoca. Tra le tante riforme concesse, la più importante fu sicuramente quella dello Statuto Albertino e delle Costituzioni, che vennero appunto concesse nel 1848 in Italia. Questa sala è quella dedicata allo Statuto Albertino, evocato nell'arazzo che rappresenta il sovrano Carlo Alberto nell'atto della firma il 4 marzo 1848 e il calamaio d'argento dorato a lui appartenuto. I poli della sala, caratterizzati dalle pareti blu Savoia, sono il busto di Carlo Alberto e l'originale dello spartito del Canto degli Italiani, musicato da Michele Novaro su parole del mazziniano Goffredo Mameli, nel clima di entusiasmo per le riforme nel novembre del 1847. Nella sala 13 le insurrezioni e le rivoluzioni del 1848-49 sono illustrate in chiave europea e italiana.
Il simbolo al centro della sala è il torchio austriaco a ricordo della libertà di stampa ottenuta dopo l'insurrezione viennese del 13 marzo 1848. Il percorso, integrato dai filmati, inizia da Parigi, prosegue nelle aree austro-ungarica, germanica, polacca e ottomana. La Sala 14 è una sala italiana piemontese che racconta la prima guerra d'indipendenza nel 1848 e 49. Nell'ambiente prevale l'aspetto militare della guerra, combattuta dall'esercito piemontese contro gli austriaci, ma sostenuta anche da una diffusa mobilitazione delle minoranze colte e politicizzate della penisola per l'indipendenza e la libertà. Gli episodi militari sono illustrati sia dal punto di vista piemontese sia da quello austriaco. Vi è inoltre la presenza dei volontari italiani e dei contingenti degli altri stati accanto all'esercito sabaudo. La sala numero 15 è dedicata all'esilio e alla morte di Carlo Alberto nel 1849. In questa sala, infatti, è stata ricostruita fedelmente con i mobili originali la camera in cui morì Carlo Alberto a Oporto, nella villa di Entre Quintas. Al suo esterno sono illustrati l'esilio volontario, la morte e i funerali del sovrano. Questa è la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino. La sua attività fu tra il 1848 ed il 1860. Ci troviamo al centro del museo, nella parte seicentesca, in questa aula dalla forma ellittica che originariamente era la sala da ballo di Palazzo Carignano. L'aula si può vedere attraverso questo affaccio e rappresenta l'unica aula della Camera rimasta integra in Europa tra i parlamenti nati dopo le rivoluzioni del 1848 ed è monumento nazionale dal 1898. Qui si svolse l'attività legislativa del Regno Sardo tra l'8 maggio 1848 e il 28 dicembre 1860. Questa sala è dedicata all'Italia e al decennio 1849-1859, caratterizzato dalla crisi dei vecchi stati regionali italiani e del Movimento Democratico, che per primo aveva sostenuto la questione italiana in termini di unità. Ma è anche il periodo in cui nella direzione del Movimento Nazionale si afferma l'egemonia piemontese. Simbolicamente, i tanti fili che formano il tricolore tessuto dal telaio posto al centro della sala evocano l'azione patriottica di tanti elementi di molteplici provenienze. Parallele alle vicende del resto d'Italia si svolgono quelle del Regno Sardo, rimasto costituzionale e sulla via di una rapida modernizzazione. La guerra in Crimea rappresenta l'ingresso del Regno Sardo nella grande politica internazionale. Si passa quindi ad illustrare la questione italiana. Il Piemonte riuscì a inserire il problema entro la politica di potenza francese e inglese, puntando ad essere riconosciuto come l'unico interprete della questione. La guerra di Crimea fu il primo conflitto europeo 40 anni dopo Napoleone ed è il tema dominante di questa sala, in cui sono illustrate la partecipazione piemontese e degli altri paesi coinvolti.
L'internazionalizzazione della questione italiana passa dal fragore dei campi di battaglia della guerra in Crimea alla dimensione riservata e poco visibile delle diplomazie. Il protagonista sullo scacchiere europeo è Cavour e qui vediamo raffigurato in questo ritratto, ma anche nella sua carrozza, nella berlina coupé cosiddetta diplomatica. Egli fece diventare la questione italiana un problema centrale dell'equilibrio europeo e impose alle forze democratiche l'egemonia moderata. Inizia il triennio 1859-1861, che condurrà alla costituzione del nuovo Regno d'Italia e il cui percorso prosegue nelle sale successive. Il colore rosso evoca una nuova fase e insieme il sangue della seconda guerra d'indipendenza del 1859 contro gli austriaci. Alla guerra seguirono le insurrezioni nell'Italia centrale, i plebisciti e le annessioni al Regno Sardo. In questa sala viene anche raffigurata la pittura di storia. Molti pittori partirono per il fronte, combatterono e poi dipinsero le scene che avevano combattuto durante la campagna di guerra. Tra questi quadri ricordiamo del macchiaiolo Francesco Saverio Altamura questo dipinto che raffigura un ragazzino che porta la prima bandiera italiana, il primo tricolore a Firenze. Questa sala domina Garibaldi a cavallo in questa ricostruzione a grandezza naturale e simboleggia il mito del condottiero, ricordando l'enorme popolarità dell'impresa dei mille. La spedizione, con la ripresa dell'iniziativa popolare dei democratici, è illustrata dal momento dell'imbarco a Quarto, continua con il viaggio alla campagna in Sicilia e con la rapidissima risalita nella parte continentale del Regno fino a Napoli. Si conclude con l'incontro di Teano e il successivo ritiro volontario dell'eroe a Caprera. In questa sala viene illustrato il difficile compimento dell'unità italiana nel periodo compreso tra la proclamazione del regno, il 17 marzo 1861, e la presa di Roma, il 20 settembre 1870. Il Regno d'Italia dovette affrontare vari e complessi problemi ben intrecciati tra loro, come la questione romana e veneta, i tumulti a Torino per il trasferimento della capitale, la guerra del 66 e gravi problemi interni come il deficit finanziario e il brigantaggio. La sala, dedicata all'Europa e Italia negli anni tra il 1870 e il 1915, inizia in chiave europea, con oggetti e filmati che illustrano l'unificazione germanica e i movimenti di nazionalità negli imperi austro-ungarico, ottomano, russo e in Polonia. L'esposizione prosegue con la rappresentazione della borghesia in Italia tra il 1870 e il 1915, nella vita quotidiana, nel costume, nella mentalità, nelle esposizioni, nelle novità tecnologiche, nell'ottimismo della Belle Époque e anche nelle istituzioni e nella vita politica. Il colore grigio alle pareti richiama la sensazione di incertezza del futuro con l'imminenza della Prima Guerra Mondiale e la consapevolezza già tra i contemporanei della fine di un'epoca. Qui infatti si ferma il percorso storico del nostro museo che si arresta proprio alle soglie della Prima Guerra Mondiale, una frattura così profonda che diede avvio a una nuova epoca alla società di massa.
Siamo nel salone che doveva ospitare la nuova Camera dei Deputati del Regno d'Italia, realizzata ma mai utilizzata a causa del trasferimento della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma. Data la grandiosità e solennità dell'ambiente, oggi si presta a ospitare grandi tele raffiguranti l'epica militare dal 1848 al 1860. Sia dell'esercito sabaudo, sia dei volontari garibaldini, quasi tutte eseguite su committenza di Casa Savoia negli anni immediatamente successivi agli eventi rappresentati e destinate in origine alle dimore sabaude. Qui, nel cortile del Palazzo Carignano, nel 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Proprio qui, infatti, sorgeva l'aula della Camera Provvisoria del Parlamento Subalpino. Quando infatti i deputati divennero troppi per essere contenuti nella camera subalpina, venne costruita qui nel cortile una camera provvisoria che proseguì l'attività legislativa fino a quando la capitale non venne trasferita a Firenze. Abbiamo così concluso questa puntata dedicata al Museo del Rinascimento e al Palazzo Carignano qui a Torino in Piemonte, che è alle nostre spalle. Potete vedere con quanto è bello questo palazzo. Vi ringraziamo di averci seguito, speriamo vi sia piaciuta la visita alla scoperta del Regno d'Italia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro museo e un altro castello dei Savoia. Amici di Vida History, grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata. Nella prossima puntata ci recheremo a visitare il Castello Reale di Racconigi in provincia di Cuneo. Vi aspettiamo! December 1928. Every legend tells of conquest.